no? C'è questa ragazza che ha scritto un bellissimo tema, no? A voi questo tema, voglio un po' la vostra partecipazione, perché io non credo soltanto negli incontri, nella formazione cattedrale, no, ci dobbiamo un po' riflettere. Ragazzi, voi che cosa vedete a casa? Che cosa vedete intorno a voi? Ma questa è una realtà piccola, quindi alla fine di questi problemi sono un po' di tutta. Quindi per principale la cosa sono problemi familiari, insomma, cioè, sono cose che neanche si sanno. Problemi di violenza, proprio così, cioè, è tutto, perché è una realtà piccola. È vero, quindi, quello che diceva questo ragazzo. È una realtà piccola, però purtroppo io seguo tante persone anche, mi capita di seguirle anche di qua, purtroppo non c'è realtà, c'è che non è. Non più una cosa in casa, sì. Che una cosa siamo, sì, è vero. Uno sudatore casuale. Sì, ma è proprio questo. Infatti il 53% delle violenze dei maltrattamenti avvengono in casa. Cioè questo non vuol dire che i genitori non possono litigare. Però se ci sono forme, ecco, insulti continui, deprivazione economica, insulti, sarcasmi, botte, cioè questo non è naturale e purtroppo capita spesso in casa. Allora, vi avevo portato delle slide per farvi capire in modo particolare appunto che la violenza non è solo il femminicidio, quelle eclatanti o le botte o gli stupri, ma ci tenevo perché quella ragazza pure prima mi diceva che spesso non si ha consapevolezza, no? Allora, ecco, andiamo a quella prima, se ci riesci. Ecco, quindi si obbliga qualcuno a prendere parte ad atti sessuali quando non vuole. Anche quando si obbliga qualcuno a vedere materiale pornografico, neanche questo è giusto. O si fanno debiti a nome di qualcuno. Ultimamente ho sentito una paziente che si è lasciata, ma che non aveva capito come mai non aveva fiducia da anni, pure una collega, anche un'insegnante, più negli uomini, perché è stato oggetto continuo di bugie da parte del proprio compagno, oppure il compagno ha fatto debiti al nome suo per un ammontare di debito di quasi 100.000 euro. Quindi io quello che voglio dire, la violenza è anche quando una persona utilizza il proprio nome senza il proprio permesso, però lui era il marito, avevano l'unione dei beni insieme, quindi lui poteva fare tutto, era onnipotente, poteva anche tradirla, poteva andare in terapia di coppia ma allo stesso tempo mettere incinta un'altra donna. Allora, nel modo specifico, anzi quando si va avanti, anche quando si fa sentire qualcuno insicuro non è giusto, sto per finire, metto l'ultima slide, vai avanti Antimo, così. La dichiarazione delle Nazioni Unite la definisce come qualsiasi atto di violenza che per motivi di genere provoca o possa provocare danno fisico, sessuale e psicologico, compreso le minacce di violenza, la privazione della libertà personale sia nella vita privata che nella vita pubblica. Prego. La violenza contro le donne ha molte forme. La violenza domestica all'interno della coppia, la donna normalmente è il bersaglio, spesso come vi dicevo il convivente, oppure soprattutto l'ex marito a fare atti violenti. Avevo appunto distinto le forme di violenza, allora c'è la violenza fisica che è quella che tutti conosciamo, no? Lo stupro e così via, la violenza economica, anche la violenza negli ambiti lavorativi, ad esempio il mobbing, ma soprattutto la violenza psicologica, vai Antimo. Adesso un po' nello specifico, visto che ragazzi questo aspetto ci tengo particolarmente, perché voglio così che voi imparate un po' a distinguerla. Alcuni ragazzi, sempre in terapia, spesso ho avuto un ragazzino che adesso per fortuna non ha più difficoltà relazionali perché era molto chiuso nel suo mondo, ma aveva paura perché era stato oggetto continuo di derisione da parte dei propri compagni, ma anche di schiaffi, di pugni. Quella rientra in atti violenti, violenza fisica, schiaffi, pugni, spinte, bruciatura, ossa e denti rotti contro la donna, ma anche contro i ragazzi, anche contro i propri figli o contro gli animali domestici. La violenza psicologica che contiene
umiliazioni, ricatti, controllo, minacce continue, insulti davanti ai figli, davanti agli amici. Quante volte anche, purtroppo sono psicologa sempre, quante volte mi capita anche in mezzo agli altri di sentire mariti che squalificano continuamente la propria moglie o la propria compagna. La violenza sessuale, la donna è obbligata ad avere rapporti anche contro la sua volontà, anche con altre persone. Mi è capitato di sentire una donna che finalmente si è lasciata, che il marito la costringeva ad andare nei privé, cioè ad avere rapporti anche con altri uomini. Ogni rifiuto provoca critiche, colpabilizzazione e violenza. C'è anche una forma di violenza economica, anche di privare la propria donna, ma anche i propri figli, di una minima disponibilità di denaro. Anche quella è una forma di violenza. Anche mettere la donna in condizione di... Ecco. Giulia, la il cielo ci aiuta, prego. Vabbè, mi colpisce tante volte sentire, sai dottoressa, vi voglio bene ma lo picchio, vi voglio bene ma lo molesto, vi voglio bene ma lo inseguo, vi voglio bene ma lo controllo. No, queste sono forme di violenza, stalking viene chiamato. Prego. Sì, prego però, venga qui. Non attendo. Dove Giulio la massimista. Professoressa, venga qui in questo microfono. Anzi, metti le tutte, va bene. Non le aprire una alla volta, metti le che compaiono tutti. Lei ha avuto occasione di verificare tutte queste manifestazioni di violenza? Purtroppo esiste. Allora, la domanda che io mi faccio, perché nonostante, a parte la consapevolezza di apprendere che quelle sono manifestazioni violente, ma perché non c'è la ripresa? Che cos'è che impedisce a queste donne di ribellarsi? È il bisogno di avere comunque una persona accanto, un marito, perché nel sistema italiano deve avere un compagno, un marito, perché altrimenti non c'è nessuno? Allora, guardi, spesso la donna, le donne che mi sono capitate con fenomeni di violenza forti, quindi parlo di percosse, botte, oppure anche a volte violazione dei diritti, no, fisici e così via, capita spesso che la donna non lavora, spesso che la donna ha i figli, che è deprivata, che spesso ancora c'è una cultura delle mamme, ma tieni figlio che lo marito, cioè, e soprattutto l'impotenza, la solitudine, spesso le donne non credono in se stesse, sono insicure e a volte si chiedono anche se sì, che loro hanno fatto qualche comportamento loro sbagliato da far sì che il proprio marito è arrivato a picchiarlo, perché spesso l'uomo dice colpa tua, oppure spesso dice colpa dello stress, è colpa del lavoro, è colpa della mia famiglia che mi ha fatto questo e quest'altro. Una cosa che voglio sottolineare è come ho detto prima, è una scelta. Quando un uomo ci fa, ma anche ragazzi a voi, quando un ragazzo vi fa un atteggiamento, ha un comportamento violento, anche se lo amate, perché a tutti può capitare di sbagliare, no? Può essere pure un episodio, un piccolo episodio, enfatizzate i loro punti di forza, cioè le capacità che hanno, ma criticate fortemente il comportamento. Purtroppo io mi è capitato di vedere le donne sole, ma anche donne a volte che hanno una buona cultura e una buona capacità, se hanno un tratto dipendente, che vuol dire che spesso pensano anche che un po' l'uomo dia più sicurezza, sono impotenti. E anche un altro aspetto, vado un po' dietro perché l'insegnante mi ha dato uno spunto, dobbiamo capire che c'è una forma diversa di educazione. I ragazzi vengono educati già ad esprimere la rabbia, la competitività, il fucile, no? La macchinina, no? Vengono educati un po' all'autoaffermazione, alla verità. Le donne vengono educate, questa è un'altra cosa fondamentale, a prendersi cura.
Infatti Ciccio Bello, la bambola, cambiamo il pannolino. Allora, questo non vuol dire che prendersi cura è fondamentale, ma tante donne, lo sai che cosa mi dicono? Io lo salverò, io lo cambierò, non salvate proprio nessuno. Si salva solo chi vuole essere salvato. Oggi per fortuna ci sono dei centri per uomini che maltrattano, che possono essere aiutati, ma io vedo in terapia, non si può aiutare a cambiare nessuno se non lo vuole, nessuno può far niente. Quindi le donne spesso, che hanno questo aspetto della cura e della relazione, no, ma cambia. Oppure un'altra cosa che incanta le donne, che spesso i soggetti che fanno violenza sono persone manipolative. Che cosa vuol dire? Che un momento ti portano alle stelle e un momento ti portano alle stalle. Cioè sono come gli incantatori dei serpenti. Che cosa vuol dire? È lamentare. Sì. Come no? Il figlio della cultura. Come no? Sia questi manipolatori, che io li chiamo serial killer, no? E ne ho sentito parlare anche qualcuno qui nelle nostre vicinanze, quindi ci sono questi serial killer manipolatori che spesso vanno, oppure chiedono scusa, no? Perdonami. E allora la donna dice, vabbè, ma il padre dei miei figli, che cosa faccio? Cioè, e poi come diceva anche la ragazza, che veramente ha, ha un grande coraggio, no? E anche una grande sensibilità, che spesso è figlia della cultura, che gli uomini devono gestire i soldi, che gli uomini comunque devono gestire la famiglia. Ancora siamo figli di una cultura maschilista. Ieri proprio ho letto su un giornale, che può darsi Papa Francesco un po' anche crea una sensibilità diversa, che forse vuole fare cardinale una donna, una teologa irlandese. Ma noi ancora invece siamo figli che la donna non può gestire neanche l'economia, non può avere neanche un conto in banca. Oppure anche neanche, a volte io aiuto le donne a dire, anche se sono casalinghe, avete un piccolo conto posta previdenza, anche 50 euro al mese di autonomia. Prego. A questa età dove praticamente nasce la funzione, sì, come no? Questo che infatti non a caso, oggi la preside, ecco, mi dispiace anche che sia andata via, perché tutti i contributi che sta dando, come no, la scuola. Sì, questo è l'insegnamento, come dice, vuole ripeterlo, non so se l'hanno ascoltato. Okay. Avete ascoltato? Un'altra cosa fondamentale per riallacciarmi a lei, uno è anche imparare a conoscere le proprie emozioni, i propri bisogni, i propri desideri. Una cosa che mi allaccio, soprattutto gli insegnanti forse ne sanno qualcosa, che oggi voi ragazzi, un po' una piccola critica, avete tante competenze, tanta capacità, tanta intelligenza, anche i mezzi, ecco, di internet, no? Vi aiutano, no? A sviluppare, a galoppare anche la mente, a poter avere, no? Nuovi spunti, nuove riflessioni. Però spesso non siete abituati più ai tempi dell'attesa, alla pazienza, quindi spesso pretendete le cose, quindi così come si può pretendere, no, un nuovo telefonino, spesso non si accetta neanche, appunto, si vuole soddisfare, come diceva l'insegnante, non un bisogno, anche un bisogno sessuale. Ma non a caso la scuola per me è fondamentale, perché la scuola crea menti pensanti e spirito critico. Quindi la scuola dovrebbe fare, anche con questi ragazzi, voi professori anche, sensibilizzare, anche ad aiutare, che non ci sia differenza tra maschi e femmine, cioè avvicinare i ruoli, imparare il rispetto, cioè, e anche questa distinzione, quello sarebbe un programma da fare sull'emotività e sulla sessualità, però veramente è molto largo. Prego Antimo. Comunque ci sono, io sono anche specializzata proprio nello specifico anche nelle violenze sul lavoro, oltre ad essere psicologa, psicoterapeuta, quindi mi occupo molto dei fenomeni di violenza. Allora,